L'allenamento congiunto allo stadio Mariani Pavone tra i padroni di casa del Pineto e la neopromossa Recanatese termina 0-4. A segno per i leopardiani sbaffo Ferrante, Giampaolo e Minicucci. Un test interessante per ambedue le compagini, dove i due tecnici Pagliari e Amaulo hanno provato diverse soluzioni e diversi uomini. Le parole del tecnico Rivierasco. Diciamo è stimolante confrontarsi sì. con una squadra importante anche di categoria superiore, perché poi magari non sono le stesse difficoltà del campionato, però si avvicina quando poi sono le partite che ci stanno i punti in palio, è diverso, e quindi è un processo di crescita per una squadra, e poi vinci, perdi, però è un confronto dove magari forse vengono messi in evidenza degli errori su cui devi lavorare, magari le qualità della squadra nella costruzione del gioco, che secondo me oggi abbiamo fatto 2-3 azioni, soprattutto negli ultimi quarto d'ora, 20 del primo tempo, di ottima fattura, e quindi se quelle situazioni ti devono convincere che magari passando attraverso il gioco, anche al di là se c'è una squadra importante, puoi dire la tua. Dall'altra parte, quando devi subire l'atteggiamento della squadra avversaria, devi avere un atteggiamento più aggressivo, più attento, dove non devi commettere degli errori che poi una squadra o qualsiasi squadra ti punisce. E così è stato oggi, e quello dovrebbe essere, ecco, da domani un motivo di discussione quando magari si prende l'allenamento, e far capire che magari o una squadra di Lega Pro o una squadra di promozione, se commetti gli errori, se non stai attento e concentrato, alla fine vai incontro a situazioni negative.